Ben ritrovati con l'informazione flash di New Sicilia. Iniziamo da Palermo, sequestro di beni per un valore complessivo di circa 700.000 euro per gli eredi di Vincenzo Urso e Michelangelo Maurizio Lesto, considerato vicino alla famiglia mafiosa di Bagheria, indagato nel 2013 per il reato di scambio elettorale politico mafioso. È morta ieri sera al reparto di rianimazione dell'ospedale Sant'Elia di Caltanissetta, dopo 14 giorni di agonia, Carla Interlandi, la giovane di 23 anni di Acate, rimasta vittima di un incidente sulla strada statale 117 bis all'altezza di Piazza Armerina. Lo scorso 12 gennaio, nel tragico scontro tra un camion e un'auto, la zia della ragazza, insegnante Maria Carmela Di Bennardo, era morta sul colpo. Più liquidità e più risorse immesse nell'economia siciliana. Infine, aumenta anche la cassa corrente. Sono risultati su cui il governo regionale intende costruire un equilibrio finanziario sempre più virtuoso e certo. Lo afferma l'assessore all'economia Marco Falcone commentando l'approvazione del rendiconto 2021 in giunta. Un'azione decisa e proficua di regolarizzazione dei conti della regione, afferma il governatore Renato Schifani. Nella settimana dal 16 al 22 gennaio si è registrato in Sicilia un netto calo delle nuove infezioni da Covid-19 in linea con la tendenza del territorio nazionale. I nuovi positivi sono stati 4.054 con un'incidenza di 84 casi ogni 100.000 abitanti. I dati sono contenuti nell'ultimo bollettino settimanale a cura del Dipartimento per le attività sanitarie e Osservatorio epidemiologico dell'Assessorato della Salute della regione siciliana. E con questa notizia per adesso è tutto, grazie per averci seguito e arrivederci.